Buongiorno. Buongiorno, ci risentiamo dopo un po'. È passato un po' di tempo. Sì, Molte è vero. cose stanno accadendo in questo nostro mondo. Io ricordavo una famosa frase di Chesterton, ma non parleremo di questo oggi, parleremo di altro. Parleremo di qualcosa che pochi conoscono, ovvero parleremo della evangelizzazione. Partiremo da quello che accadde già durante, mi pare, tu mi dicevi, durante le persecuzioni degli imperatori romani. Vogliamo cominciare con questo argomento estremamente importante, Silvano? Sì. Bene, iniziamo allora dalla storia di Abgar V, conosciuto anche come il Re Nero, perché sembra che fosse di pelle scura, era il toparca di Edessa, città a circa 400 km in nord di Gerusalemme, nel primo secolo. E quest'uomo sentì dei miracoli che Gesù di Nazareth faceva in Palestina. E gli scrisse una lettera dicendo che sapeva cosa faceva Gesù senza usare medicine, senza incantesimi, senza niente, e che lui, Abgar, era afflitto da una malattia incurabile e voleva che lo andasse a curare. E gli prometteva tutto un sacco di doni, benefici, eccetera. Gesù gli fece rispondere dicendo che non sarebbe andato lui stesso, ma che quando avrebbe finito la missione che aveva qui sulla terra, avrebbe mandato uno dei suoi discepoli a curare Abgar. E così fu. Il discepolo si chiamò Addai, un'altra versione, un'altra ortografia di un altro nome, se non mi ricordo. Comunque, Taddeo, ecco, un'altra versione di Taddeo, e quest'uomo andò da Abgar e lo curò. Passato il tempo, cioè passate quattro generazioni, il pro-pro-pro-nipote di Abgar, anche lui che si chiamava Abgar, adottò la fede cristiana come fede ufficiale del regno di Edessa. Edessa è un nome greco. Esiste ancora, però si chiama Urfa ed è nel sud-est dell'Anatolia, cioè in Turchia. Allora era una città di una comunità politica molto piccola, ecco perché si chiamava Toparchia e non Regno. E il Toparca si chiamava, appunto, come abbiamo visto, Abgar IX. Questo avvenne nel 205 d.C., cioè in piena persecuzione di Settimio Severo in Occidente. Per cui i cristiani non è che aspettavano che finissero le persecuzioni per evangelizzare, evangelizzavano dove potevano, in questo caso verso l'est. E quindi nel 205 abbiamo il primo stato cristiano. Siamo ancora molto lontani anche della persecuzione di Diocleziano, che avvenne 2 secoli dopo. I missionari siriani che cominciarono a evangelizzare arrivarono in Armenia e l'Armenia fu il secondo stato, questa volta una vera monarchia, che adottò la fede cristiana come fede ufficiale. Il sovrano si chiamava Tiridate III. E poi tanto missionari siriani quanto armeni cominciarono a spingere l'evangelizzazione sempre più verso est, perché non c'erano persecuzioni. E arrivarono infatti alla Persia ed evangelizzarono la Persia. E la cosa ebbe successo, ci furono moltissime conversioni e moltissime accettazioni di questa nuova fede. Però poi arrivò la notizia che Costantino si era convertito, siamo nel IV secolo, e questo invece di facilitare le cose le ostacolò, perché il monarca persiano vide che ora questa nuova religione avrebbe ricevuto il sostegno di Roma e i persiani erano sempre stati nemici di Roma. Quindi le cose cominciano ad andare storte proprio in quel momento. In ogni caso, il lavoro missionario Quindi per questioni politiche, diciamo, no? per i politici, esattamente.
che sono ancora valide oggi, perché l'orientale non è mai stato capace di distinguere tra il campo spirituale e quello materiale o politico. Li ha sempre confusi e li confonde ancora oggi. In Cina, per esempio, non capiscono, i cinesi non capiscono che il Papa non ha autorità politica sui cattolici. Ecco perché ostacolo una nuova fede cattolica, non lo possono. Allora, questa è un'altra storia. Continuiamo con la espansione verso est. In India era arrivato in persona l'apostolo Tommaso, che ancora oggi viene venerato lì come l'apostolo dell'India. E i suoi discendenti esistono ancora. Si chiama la chiesa di Malabar, che è una branca, un ramo della chiesa cattolica nel sud dell'India, con capitale a Kerala. Da lì si arrivò in Cina. La data esatta dell'arrivo della fede cristiana in Cina è ricordata in una stela di un paio di metri, scritta in doppio linguaggio, siriaco e cinese, che si conserva ancora oggi nel museo di Beijing in Cina. Quindi la fede arrivò in Cina esattamente l'anno 635, a 3 anni dalla morte di Maometto in Arabia, tanto per situarci nella cronologia. Certo. E in Cina incontrò sfavore, come sempre dappertutto, però quello che successe nel frattempo fu lo scisma nestoriano in Occidente. Sì. Nestorio era patriarca di Costantinopoli ai primi del V secolo e era caduto nell'eresia della doppia personalità di Cristo. Secondo lui Cristo erano due persone, una divina, una umana, per cui la Maria non era la madre di Gesù, ma non era la madre di Dio. E questo suscitò un putiferio e uno scisma che ancora oggi dura. Però la Siria cadde in quello scisma, per cui la evangelizzazione che seguì durante il primo millennio fu praticamente evangelizzazione nestoriana, non fu cattolica. Questo volle dire che non ebbe il sostegno di Roma. E quindi quando venne il contraccolpo, dopo secoli che ora vedremo, moltissime di queste comunità sparirono dalla circolazione. Però ce n'erano centinaia, se non migliaia, e i record esistono ancora. Tanto che a Singapore si è costituita una società per il catalogo e il ritrovamento di pietre tombali cristiane in tutto il continente asiatico. E le stanno trovando a centinaia e migliaia, loro hanno tutto un sistema di catalogazione che loro tengono su. Oggi come oggi, in questo momento. Ma quindi le storie ebbe un ruolo enorme in quello che accadde poi anche successivamente, no? Esattamente. Ora, il punto diciamo la boa di ritorno fu l'invasione cinese dei mongoli. Quando Marco Polo arrivò in Cina nel 1260-1250, la Cina era controllata dai mongoli, era sotto dominazione mongolica. Solo che in Cina dominare la Cina era facile dal punto di vista dell'imperatore politicamente, ma non era affatto facile dal punto di vista degli impiegati di Stato, del servizio civile cinese, che era quello che teneva, era il collante che teneva insieme l'immenso impero. Per cui ogni invasore controllava e governava attraverso lo stesso apparato burocratico che aveva trovato. Una cosa interessante che non si sa in Europa è che la famosa muraglia cinese non serviva per tenere fuori gli invasori, serviva per intrappolarli dentro. Cioè, quando un esercito invadeva la Cina, l'esercito imperiale lo faceva muovere verso la muraglia. E una volta che arrivava verso la muraglia non poteva uscire, lo sterminavano fino all'ultimo uomo. A questo serviva la muraglia cinese. Ora, quando quindi arrivarono i mongoli, questi erano occupanti temporanei, ma
La prima ondata evangelizzatrice si era un po' spenta, diciamo, si era spenta già col nono secolo, col nono decimo secolo. Ma quando i papi di Avignone seppero che i mongoli si stavano ritirando, perché Genghis Khan aveva formato un impero immenso, che ancora oggi credo mantenga il record come impero di terra su tutti gli altri imperi della storia. E arrivò quasi al mare Adriatico, c'era una preoccupazione enorme che i mongoli arrivassero e conquistassero Roma. Ma non ci arrivò perché morì, si dice, con una caduta da cavallo nel 1227. E lo sostituì il figlio più grande, che si chiamava Ogodei, o Oktai, come si fosse. Ora, i mongoli erano un popolo fondamentalmente che viveva a cavallo. Il cavallo era il mezzo di locomozione, il mezzo di combattimento, il mezzo di espansione, era tutto. Vivevano praticamente senza mai scendere da cavallo, con due risultati. Uno, che le malattie epidemiche espandevano senza ostacolo, e due, che quando moriva l'imperatore, quando moriva il capo dovunque lui fosse, bisognava tornare in Mongolia per seppellirlo, senza farlo sapere a nessuno. Quindi tutti quelli che incontravano la caravana funebre dell'imperatore venivano uccisi e tirati fuori dalla circolazione. Ora, quando Oktai arrivò in Ungheria, si incontrò con il vino, che i mongoli non avevano mai assaggiato. La loro bevanda preferita era una schifezza, che era latte di cavalla fermentato. Tu puoi immaginare, quando questi trovarono il vino, si diedero al buon tempo. E sembra che Octai, infatti, sia morto di cirrosi del fegato per il troppo bere. Di Diciamo, cosa non è stiamo una cosa. Eh? parlando? Sì. Allora, Allora, l'evento sia della Siria, dell'Armenia, poi tu parlavi della Cina, che cosa comportava a livello sociale? non capisco cosa vuol Cosa dire. comportava a livello sociale? Cioè, voglio dire, ogni popolo ha i suoi costumi, no? L'evangelizzazione, cioè questo nuovo modo anche di vedere. A parte l'essere umano, il suo fine ultimo, eccetera, ma dal punto di vista sociale, che cosa portava? Portava alla disgregazione della società, perché la fede cristiana si basa sullo sviluppo personale e sul contatto personale dell'uomo con il divino. Questo gli orientali non lo capiscono e lo interpretano anche oggi come una mancanza di lealtà verso le loro unità sociali. Per esempio, in Giappone, oggi come oggi, è difficile convertirsi al cristianesimo, alla fede cristiana. Perché? Perché la cultura corporativa sviluppata a partire dalla Seconda Guerra Mondiale vuole che gli impiegati si mantengano una lealtà fondamentale e primaria alla società a cui appartengono. Hanno anche gli inni, hanno anche i riti religiosi e tutto eccetera. Se capiscono o sospettano che una persona abbia pensieri indipendenti in una maniera o in un'altra, come appunto è un cristiano, specialmente un cattolico, lo buttano fuori. Questo è una cosa difficilissima a risolversi, ma è il problema. Comunque, continuiamo con la storia dei mongoli. Quando Sì. Oktai morì, la caravana dovette tornare in Mongolia, quindi facendosi 6.000 km di cammino, il Papa ad Avignone, che mi pare fosse Clemente V, gli mandò dietro una muta di francescani per tentare di convertirli. E ci riuscirono. 6.000 mongoli chiesero il battesimo in quella ondata, una seconda ondata, però non interessava i cinesi, interessava i mongoli. E quando i mongoli appunto presero il sopravvento in Cina, furono favorevolissimi alla venuta della cristianità. Il risultato fu che il primo
il primo arcivescovo di Pechino fu un francescano italiano che si chiamava Giovanni da Monte Corvino. In vita di Dante quest'uomo era arcivescovo di Pechino nel 1308. Quindi siamo già ai primi del XIV secolo e le cose sembrava che andassero a gonfie vele, però non fu così, perché 50 anni dopo, 40 anni dopo, la dinastia Ming cinese ribaltò la situazione e buttò fuori i mongoli dalla Cina. E cominciò una persecuzione che effettivamente spazzò via ogni traccia di cristianità dal continente. Ma nel frattempo, una nuora di Genghis Khan era una principessa cristiana, una gran donna, di cui si possono oggi, anche oggi leggere la gesta, però nestoriana. E questa donna fu madre di 4 imperatori, incluso il Kublai Khan che Marco Polo incontrò in Cina. Kublai Khan era il figlio della principessa Sorghaghtani, nuora di Genghis Khan. Quindi le cose si svilupparono in una certa maniera, ma finirono con l'avvento della dinastia Ming a metà del XIV secolo, 1368. Poi mi dicevi ci fu anche altro, no? Da Merlano, eccetera. Questo viene dopo. Viene dopo, sì. Sì. Da Merlano viene esso in questo, adesso. Quando questi 4 imperatori si convertirono all'Islam, uno fu l'imperatore cinese, cioè l'imperatore della Cina ma mongolo lui stesso, l'imperatore dei mongoli propriamente parlando, è quello della Persia. Il Khan di Persia fu un figlio della stessa principessa. Quando questi si convertirono all'Islam cominciò Tu l'italiano lo parli poco, vivi all'estero, parli prevalentemente in inglese, quindi è un grande sforzo, questo lo diciamo a chi ci ascolta, Silvano, non è che parla tutti i giorni l'italiano, quindi è già da elogiare per quello che riesce a fare. Come si chiama il colpo di frusta, il colpo backlash? No, non te lo so dire, guarda, io l'inglese non lo amo, non l'ho mai imparato, non voglio impararlo, non impararlo, quindi... Diciamo la rivolta cominciò con questi 3 imperatori che cominciavano a mettere ostacoli a tutte le comunità cristiane. Una di queste comunità cristiane fu quella del prete Giovanni, il famoso prete Giovanni, che poi venne confuso con un altro sovrano di Etiopia, ma che effettivamente sembra essere stato un sovrano turco convertito alla fede cristiana e che fece del suo territorio un altro regno cristiano. Ma questo sparì dalla circolazione senza lasciare niente. E poi venne Tamerlano. Tamerlano non era mongolo, ma era usbeco. Si ricordi che l'etnia principale dell'Asia centrale è un'etnia turca. Sono tutti turchi. Gli uzbeki sono turchi, i kirghisi sono turchi, gli uigur che vivono in Cina fino ai nostri giorni sono turchi. Ma Tamerlano non era turco, lui era uzbeko. E si convertì al cristianesimo e cominciò una campagna di riconquista sotto la bandiera dell'Islam verso ovest. Dove arrivava causava massacri di centinaia di migliaia di persone. Quando conquistò Baghdad, per esempio, lasciò una piramide di 80.000 teschi, come un ricordo del suo passaggio, fino a quando poi morì di morte naturale, di polmonite sembra, e qui siamo già all'inizio del XV secolo. Mm-hmm. Però cosa succede? Che pezzetti, strasci di questa prima evangelizzazione rimasero qui e lì. E una di queste fu il regno della Georgia. La Georgia che ancora oggi mantiene una certa identità cristiana, anche se ortodossa. Il regno della Georgia, ai primi del XVII secolo, si trovava schiacciato tra l'ortodossia dall'Ovest, però già
Costantinopoli si era perduta, e l'Islam che avanzava irremissibilmente, ed ebbe la cattiva idea di chiedere protezione allo scià di Persia, che si chiamava Abbas il Grande, come si conosce oggi. E Abbas aveva una contenzione con un figlio di questa principessa, che si chiamava era la regina Keteman si chiamava, la regina Keteman della Georgia. Questa andò a chiedere protezione allo scià di Persia con due nipoti, figli del figlio. E quando lo scià di Persia vide che il padre di questi due ragazzi non voleva sottomettersi alla sua giurisdizione, fece castrare i due ragazzi, uno dei quali morì dalle ferite riportate e l'altro impazzì. E poi chiese a Keteman, alla regina, di far parte del suo harem, promettendogli un sacco di cose, cioè Keteman si disse no. E allora la fece condannare a morte e la fece morire sotto pinze roventi, e poi buttandole addosso tutto il braciere del carbone ardente in cui era avvenuto il supplizio. Un evento pivotale che ho lasciato stare fu la conversione al giudaismo dei Khazari, avvenuta a metà dell'VIII secolo. E questo mi pare un dato piuttosto importante, no? Sì, moltissimo importante. I Khazari erano un popolo turco, di etnia turca, che aveva il quartiere generale a cavallo dei due mari interni, il Mar Caspio e il Mar Nero. La capitale si chiamava Itil. E ai tempi, nell'VIII secolo, Costantinopoli era ancora importante, evangelizzava forte, e missionari greci arrivarono dai Khazari per tentare di convertirli alla fede cristiana. Allo stesso tempo arrivavano i musulmani, che tentavano di convertirli alla fede di Maometto. E c'erano dispute, c'erano dialoghi, c'erano dibattiti, eccetera, eccetera. Quando Bulan, che era il Kagan dei Khazari, Kagan K-A-H-A, sentì che tutte e due le parti parlavano di un certo Abramo, si incuriosì e dice: ma questo Abramo chi è? E dice: è il nostro antenato nella fede. E per voi chi è? È la stessa cosa. Dice: esiste ancora una religione di Abramo? Dice: sì, c'è chi sono. Sì, per i rabbini. Ah, li voglio ascoltare. E allora arrivarono i rabbini e convinsero quest'uomo a convertirsi al giudaismo. E ci riuscirono. Per cui i Khazari furono adesso una etnia di contenzione, di ostacoli, di ultra ostacoli contro l'espansione della fede cristiana. Poi vennero i Rus. E il primo Rus che si contrattaccò questa cosa fu Sviatoslav, cioè il nonno di Vladimir, quello che poi avrebbe cristianizzato la Russia propriamente detta. E Sviatoslav attaccò i Khazari e li disperse. Però i Khazari non potevano più andare, non potevano andare ad Oriente, perché c'era lì l'impero cinese, e andarono in Occidente. E è da allora che stanno qui, non solo in Europa, ma anche in Israele. La leadership, diciamo, di Israele di oggi non è affatto semitica, è khazarica, è turca. E questo loro non piace. Poi, come dire, dire appunto quali sono state le conseguenze di questa conversione al giudaismo da parte dei khazari. Mi soffermerei un po' di più su questo aspetto, Silvano. Beh, sono state che hanno messo ostacoli tanto all'espansione dell'Islam quanto a quella del cristianesimo. Questo è chiaro. E poi i cristiani, indeboliti dall'eresia nestoriana, cominciavano sempre più a ritirarsi verso Occidente. E la storia che ho appena raccontato della principessa Keteman avvenne ai primi del XVII secolo, quindi vuol dire praticamente ai nostri giorni. È una cosa più ai nostri. In Cina poi ci fu una terza ondata di evangelizzazione
con i gesuiti di Matteo Ricci nel XVI-XVII secolo. E i gesuiti arrivano lì preparatissimi con tutta una gamma di strumenti scientifici e di cose che i cinesi non sapevano, insomma, li accolsero con molto favore, ma conversioni era un'altra cosa. Perché? Perché i cinesi mantenevano molto forte il loro attaccamento agli antenati. Questo succede anche in Africa, ma ne parleremo in un'altra sezione. Gli antenati sono fondamentali per loro. E poi i loro riti, che erano molto solenni e attraenti anche. Beh, i gesuiti tentarono di fare una specie di sincretismo tra la cultura cinese e la cultura cristiana, cattolica. E secondo loro ci riuscirono. Però il secolo dopo, il XVII, arrivarono in Cina i domenicani e i francescani. E questi si orrorizzarono da quello che videro, perché cominciarono ad accusare i gesuiti di avere prevaricato le loro capacità, di aver entrati in eresia, cioè, ci fu un putiferio che arrivò fino agli orecchi del pontefice a Roma, il quale però non sapeva che pesci pigliare, perché a chi avrebbe dovuto credere, insomma. Non credo all'altro. Il cretinismo del gesuita in che cosa consiste? Cosa avevano mischiato? E consiste, per esempio, nel mettersi i paramenti cinesi, no? E nel usare lingua cinese, inculturarsi, eccetera. Ma insomma, cose che allora non erano permesse. E quando il Papa non sapeva che pesci pigliare, proibì di continuare questa diatriba tra i vari ordini religiosi e impose il rito latino, che continuò fino alle guerre dell'oppio e alla intromissione britannica e americana tanto in Cina quanto in Giappone. E questa fu la ragione per la ribellione dei boxer ai primi del secolo scorso. Ai primi del secolo scorso, nel 1900, i cinesi si ribellarono volendo buttare a mare tutti quanti missionari, non solo, ma anche i loro cinesi che si erano convertiti. E le delegazioni occidentali, cioè la Gran Bretagna, la Germania, la Francia, anche l'Italia, cioè l'Italia combinata pure loro, e andarono a sopprimere quella rivolta e ci riuscirono, ma non fu una cosa che durò a lungo, perché dopo la seconda guerra mondiale effettivamente i cinesi si liberarono di tutta questa intromissione straniera, però non si liberarono della religione cristiana, per cui ancora oggi i cinesi, quanti cinesi ci siano che appartengono alla Chiesa Cattolica oggi, nessuno lo sa. Si parla di 25 milioni, ho anche letto la cifra di 50 milioni, perché non ne posso garantire nessuna. Ma il fatto è che la sensazione è che il numero di cinesi cristiani oggi sia superiore a quello dei membri del Partito Comunista. E non so, se tu vai a Roma... Anche durante l'epoca maoista ci fu una persecuzione dei cristiani, no? Esattamente. Cioè, il numero di cristiani e il numero di cattolici era 4 milioni e mezzo nel 1949, oggi è molto di più, ma nessuno sa quant'è, perché nessuno mantiene statistiche. Ora, questo, se tu vai a Roma oggi, per esempio, a Roma ci sono dozzine, letteralmente, di giovani cinesi che si preparano al sacerdozio. Sanno benissimo che tornando in casa lo devono fare clandestinamente, perché lo vanno apertamente e li mettono dentro. Quindi non vogliono interviste, non vogliono dire i nomi, cioè si nascondono, non vogliono far vedere le facce, e hanno ragione, ma esistono. E allora uno si chiede, ma chi glielo può fare? Il fatto è che chi glielo può fare è una vocazione che non è di questo mondo.
ma i cinesi ancora oggi esistono e cosa dirà il futuro? Nessuno lo sa. Poi vengono i giapponesi. I giapponesi invece la fede cristiana arrivò molto più tardi. E arrivò con San Francesco Saverio nel XVI secolo, siamo negli anni 1540-1550. E a principio ebbe molto successo e anche dei samurai si convertirono, uno di questi morì martire, decapitato sotto casa sua. Ma lo shogun, che si chiamava Hideyoshi alla fine del XVI secolo, non gli tacque la cosa affatto, fece la solita confusione e ordinò la prima persecuzione, che risultò nel martirio dei martiri di Nagasaki a fine del XVI secolo, 1597, Paul Miki e compagni si chiamavano. E il secolo dopo, il XVII, venne il re d'Azione, perché lo shogunato decise di farla finita con i cristiani e ci fu il famoso assedio di Shimabara nel 1637, dove tutti i samurai e i seguaci cristiani si rifugiarono in questo castello nel sud del Giappone e diede battaglia all'esercito imperiale, che era di molto superiore, 120.000 uomini. E alla fine l'assedio fu rotto e 37.000 cristiani furono decapitati dallo shogunato. Dopodiché sparirono dalla circolazione. 170 chiese vennero distrutte. Chi si dichiarava cristiano veniva fatto fuori senza ulteriori domande e sparirono i cattolici o i cristiani senza lasciare traccia, o così sembrava. Passarono 2 secoli, 230 anni. Nel 1848-47 gli Stati Uniti avevano deciso di aprire le porte del Giappone con la forza e inviarono il Commodoro Perry con la sua flotta, dimostrando ai giapponesi l'inutilità di resistere perché l'armamento che avevano loro era molto superiore e che quindi avrebbero fatto bene ad accettare le condizioni di commercio e tutto quello che voleva. E allora le autorità diedero permesso ancora una volta di aprire missioni, però non nella terraferma, che poi si fa per dire che Giappone sono tutte isole, ma nelle isolette della costa, vicino a Tokyo, vicino a queste grandi città. E arrivò lì un missionario francese, il padre Petitjean, che aprì una chiesa. Per 2 anni non venne nessuno, era completamente vuota. Finché un giorno, il venerdì santo del 1865, gli si presentarono 15 persone e gli fecero due domande. Cioè, ti manda il Papa di Roma? E lui disse sì. E poi gli chiesero, sei celibe? E lui disse sì. Cioè, allora sei come noi, ti aspettavamo. Erano passati 230 anni, ma questo incontrò che effettivamente non avevano perduto la fede, pregavano, si battezzavano, era l'unico sacramento che avessero a disposizione, e ne uscirono fuori 50.000, e tutti dalla zona appunto di Hiroshima, che in italiano dicono Hiroshima, ma i giapponesi dicono Hiroshima, e Nagasaki. Poi venne i disastri del XX secolo e i giapponesi ancora non capiscono come quello che loro credono essere uno stato cristiano, cioè gli Stati Uniti, si divertissero a lanciare bombe atomiche proprio sulla chiesa di Santa Maria a Nagasaki il giorno dell'8 maggio, dell'8 agosto del 40, cos'è, 45. Ma così, la situazione oggi è questa, che Stai dicendo che le due bombe su Nagasaki e Hiroshima non furono casuali, cioè non furono scelte due città a caso, ma c'erano delle ragioni diverse per individuare in quelle due città. evidentemente,
bisogna trovare chi c'era dietro la guerra e tutto il putiferio, il tafferuglio che consiste alla guerra di quei 4 anni. No, voglio dire che le due città, Nagasaki e Hiroshima, furono scelte perché erano a più alte intensità di cristiani. Sì, questo senz'altro. Comunque, questa è la situazione nel continente asiatico. Sono sei, mi pare, i paesi in cui ci sia un forte risveglio di cristianesimo. Alcuni di questi, di cui in Occidente si sa pochissimo, per esempio la Corea del Sud. In Corea del Sud i battesimi vengono al ritmo di 250 per settimana. E poi c'è la Mongolia, che ancora oggi non si è liberata di quell'eredità di 8 secoli fa, per cui in Mongolia, che fu sotto controllo sovietico dal 1917 al 1990, nel 1990, cioè 25 anni fa, non c'era un solo cristiano. Oggi sono 100.000, però la maggioranza è protestante, perché è dovuta allo zelo, chiamiamolo così, dei protestanti americani, che con molti mezzi, con molto denaro, sono andati in Mongolia a evangelizzare a colpi di Bibbia, perché per loro evangelizzazione vuol dire Bibbia, vuol dire saper leggere, vuol dire scrittura, sola scrittura, eccetera, tutto Sulla scrittura e sulla grazia, no? questo. Sì, no, sola scrittura, sola fede, non sola grazia, sola fede. Sì, vabbè. I capisaldi dell'evangelizzazione protestante. Sì, Quindi dai, non chissà, posso fare una domanda. mi pare Perché che secondo te per un cattolico è importante sapere queste cose? estremamente. Quelle che stai dicendo? Certo, perché si rende conto che essere cattolico non vuol dire essere europeo. E quindi quello che succede in Europa vale, quello che succede altrove non se ne deve sapere niente. È estremamente importante che il cattolico sia universale, che quindi la storia della Chiesa non è la storia del papato, e non è la storia dei chierici, non è la storia del Vaticano, è la storia dei battezzati e dei confermati che marciano attraverso le nazioni del mondo sotto la guida di Gesù Cristo. Che poi che Gesù Cristo venga coadiuvato o ostacolato da tutta una serie di ostacoli esterni, interni, eccetera, è totalmente irrilevante. Quindi studiare la storia, innamorarsi della storia, insegnare la storia è fondamentale. E la storia, quando si tirano i fili di tutti gli eventi di questi 26, non è che il cozzo tra i due eserciti, quello di Satana e quello di Cristo. Silvano, come è avvenuto, secondo te, che i cristiani, perseguitati nei secoli e in ogni luogo del mondo, siano poi, fatti passare per coloro che hanno perseguitato, per coloro che hanno commesso genocidi? Ed è difficile sradicare dalla testa della gente questa convinzione, che sono le prime cose che ti sventolano, anzi che ti scagliano contro. Che cosa è accaduto? Com'è stato possibile questa manipolazione della storia? Esatto, falsificazione della storia. Falsificazione della storia. I testi che importano e i documenti che importano sono stati messi da parte e occultati, fondamentalmente occultati. Non esistono. E oggi, grazie a internet, è facile trovare un'enorme quantità. Ci vuole solo buona volontà e organizzarsi. Io sono dell'opinione che internet ha marcato la fine dell'università medievale e del sistema scolastico corrente, che sono diventati completamente inutili. Ah, io ci tornerei comunque alla scolastica medievale, sinceramente. Scusa, eh. No, non è tornare alla scolastica medievale, è tornare ai principi della scuola. Esatto, i principi, certo, i principi. Bisogna ricostituire il trivio fondamentalmente, non
Ma questo possiamo stare per un altro intermezzo. Sì. Nel frattempo, cominciamo la storia, cioè innamorarsi della storia, della verità, perché la caratteristica fondamentale del cristiano, del cattolico, è lealtà assoluta alla verità. Chiunque la dica, dovunque si possa trovare, ma la verità, cioè quello che è, quello che è stato, e non l'opinione di tal, de quale, eccetera, questi non importano affatto. E oggi è facilissimo, è facilissimo, non è facilissimo, ma la si trova dove si può, specialmente, come dicevo, in internet. Bisognerebbe formare, come la vedo io, degli esperti di internet che portino la gente al sito più adatto per sapere certe cose. Perché per il momento questo non si può fare, in quanto la gente oggi circola per internet ma senza sapere dove va, e quindi va a finire tutta una serie di assurdi, controproducenti, ridicoli, blasfemi, pornografi, eccetera. Ma oltre a questi ci sono i siti veri, che vale la pena andare a cercare, a spulciare. Beh, molto interessante quello che hai detto e soprattutto quale conclusione a cui si arriva, perché è importante conoscere la storia, insomma, dell'evangelizzazione. Quello che hai detto, a proposito del fatto che è cattolica, appunto, è universale, è importante sapere anche cosa accade e cosa accade negli altri paesi, non soffermarsi semplicemente all'Europa. Quello che è stato detto è che nonostante le persecuzioni, nonostante tutto il resto, è rimasta viva questa. Rimasto vivo questo cattolicesimo anche in paesi in cui c'è stata veramente una durezza particolare, anche alla Cina e ad altri. L'altra cosa importante, magari lo accenniamo, ma certamente si va ad affrontare in un video apposito, è l'evangelizzazione dell'America, del Sud America in sostanza, perché anche su quella ci sono una serie di falsità. Che francamente è il tempo di cominciare a confutare, il tempo di cominciare a confutare, perché proprio su quella, proprio quello è una delle argomentazioni che ti scagliano contro, che si parla di genocidio degli indigeni, eccetera, eccetera, robe false, di una falsità ciclopica che però hanno preso piede e sono molto molto radicate. Ecco, su questo io veramente ci tengo poi a fare un video a parte, Silvano, ma ti lascio la parola ancora. Ne faremo due. Il secondo, se non ti dispiace, lo faremo sull'Africa, perché anche con l'Africa, le notizie e quello che si sa in Europa sono ridicolmente assurde e praticamente non esistenti. Ma viene seconda. Come, se vuoi, ci facciamo un appuntamento e poi facciamo quella. E poi l'America. Le due Americhe che vanno insieme. È impossibile separarle, anche se oggi si separa in termini di lingua, inglese e castigliano, e le si separa anche come, non so, economicamente, eccetera, praticamente l'evangelizzazione fu una. Vabbè, poi approfondiamo questi aspetti. E vuoi aggiungere ancora qualcosa, Silvano? Io ti volevo chiedere, tu inizialmente hai citato due lettere, eh? Hai citato due lettere. Di queste lettere dove c'è traccia? Dove si trova traccia? Esatto, Le lettere di Abgar a Gesù. è la Ah, risposta. no, ed è Edessa. Ah, già. La storia di Edessa finisce con le crociate, perché i crociati commisero un errore fondamentale quando occuparono la Terra Santa, che fu di non mantenere un comando unificato. Perché davanti agli eserciti sterminati che potevano mettere sul campo i musulmani, i crociati avevano le poche migliaia che venivano da qui, da là, e quindi invece di comandare un comando unificato con un esercito unificato, si divisero in quattro regni. E il più lontano di tutti da Gerusalemme era proprio quello di Edessa. Quando arrivarono i turchi, occuparono Edessa assediarono Edessa e nel 1144 la conquistarono.
Ora, a quei tempi, pochissimi sanno che Edessa era la seconda città più bella del mondo dopo Costantinopoli. C'erano 300 chiese ad Edessa. E c'erano monumenti splendidi, mosaici incredibili. E ancora oggi, quando si fa qualche lavoro per aggiustamento dentro di una vecchia fontana o di un palazzo, non so di che c'è, si incontrano ancora rimasugli di questa cultura. Però oggi è sotto controllo musulmano, arriva l'imam e ne ordina la distruzione immediata. Ora, quella lettera, la lettera di Gesù a... No, la lettera di Abga a Gesù e di ritorno fu iscritta in moltissimi monumenti, anche di pietra, quindi esistono centinaia di copie. E la copia cartacea fu conservata negli archivi di Edessa per 1000 anni. C'era anche la superstizione che quella lettera garantisse l'immunità, garantisse l'invulnerabilità della città agli attacchi dei stranieri. Ma così non fu. E la città effettivamente sparì dalla circolazione 3 anni dopo la conquista. Perché i musulmani, che sono gente che delle steppe, che non hanno una tradizione civilizzatrice, si dedicarono a distruggere la città pietra sopra pietra per trovare tesori che cercavano, non so, oro, argento, ma la rasero al suolo. La rasero al suolo e ci misero 3 anni, dal 1144 al 1147. Dopodiché di Edessa sono rimaste pochissime rovine e oggi è una città totalmente, non è neanche tanto moderna, con un bel panorama attorno, cioè di montagne, eccetera, che se lo si può vedere in internet, si chiama Urfa. E quelle lettere riuscirono. Ah, c'è anche un'altra storia su Edessa, che è il Mandilion. Cioè, quando Gesù scrisse la lettera ad Abgar, Abgar aveva mandato un pittore per riprendere le sembianze. E il pittore tenta e ritenta a dare l'idea di cosa fosse la faccia di Gesù. E allora Gesù gli disse: non ti preoccupare, te la do io, la mia faccia. E si mise un fazzoletto sulla faccia e di lì uscì l'immagine. E che si chiama il Mandilion. Ora, dove si trova il Mandilion oggi? Non ho capito come si chiama. Mandilio. No, ok. Si chiama il Mandilio. Dice che si trova a Roma, alcuni dicono che si trova in un'altra parte. Insomma, non è affatto chiaro, ma quella storia è rimasta. Edessa aveva anche una biblioteca bellissima e fornitissima, che però fu distrutta dopo l'invasione islamica. Non so dove sono i libri o l'incunabile, quello che avesse, non so. Bene Silvano, io ci tengo a dirti una cosa, io ti voglio ringraziare di questi video perché scrive un po', scrivono anzi un po' di persone, qualcuno te l'ha anche girata, qualche mail, che attraverso questi video insomma hanno aperto un po' gli occhi, hanno cominciato a capire un po' appunto, tutta una serie di cose che sono molto belle quelle mail in cui qualcuno ci dice grazie a questi video di Silvano Corruso ho riconquistato la fede, questo è molto bello, francamente vale più una mail del genere che 400.000 contestazioni e roba di questo tipo. Tu come la vedi? Si prendono più mosche con una goccia di miele che con un barile di aceto. Va bene, se vuoi aggiungere qualcosa, altrimenti possiamo anche chiudere e poi... Prego. Ho finito. E allora Silvano, noi ci sentiamo magari separatamente, in privato, e decidiamo magari il prossimo collegamento, dove parleremo esattamente, vogliamo già annunciarlo Silvano? Dell'Africa. Dell'Africa. L'evangelizzazione dell'Africa. Quella delle Americhe la lasciamo per la terza puntata. Perfetto. Grazie Silvano, stai bene e alla prossima ovviamente. Sì.